Grazie per la presentazione. Alla fine ho deciso di fare la presentazione in italiano, cioè, se non lo faccio bene, perdon, però... Noi facciamo i suggeritori. Sì. Ok, io sono Soledad Rivas e voglio presentare i risultati del progetto Live Lunatura. Devo ringraziare l'organizzazione per questa invitazione perché la mattina è stata interessantissima per me. Per questo che tu hai detto, di che siamo fratelli progetti e tutti i problemi che noi abbiamo, è interessantissimo di parlare con un altro progetto simile, perché Live Lunatura è un progetto quasi identico a Live Sea Forest, però è in Andalusia. Andalusia è una regione nel sud della Spagna. E i nostri obiettivi era precisamente la quantificazione del stock di carbono, del carbono azzurro, del blue carbon, e la tassa di sequestro di questo carbono agli ecosistemi marini di Seagrasses Meadow. Però il nostro progetto anche lavora con gli ecosistemi degli stagni, no? Che sono salt marshes, no? Okay. Così, il nostro primo obiettivo era questa quantificazione per realizzare un'evaluazione dei servizi medioambientali quelli relazionati con il cambiamento climatico e il sequestro di carbono. E lo che è anche simile a Sea Forest è che noi lo che vogliamo è trovare la maniera di finanziamento, no? Finanziare la restaurazione e la conservazione di questi ecosistemi e tra le politiche di cambiamento climatico, concretamente il mercato di carbono. Il nostro progetto è un po' difficile perché noi abbiamo un marco legale e noi dobbiamo sviluppare tantissime erramenta per fare questo mercato di carbono legale per la società. Così uno dei nostri prodotti che è completamente fondamentale è la preparazione di una metodologia standardizzata per il monitoraggio del blue carbon. Questa è la nostra studiaria, noi lavoriamo con Posidonia Oceanica, però è troppo importante per noi anche the Tidal Salmashes. Noi lavoriamo in due Salmashes, uno in Baia de Cádiz e un'altra in Marismas del Odiel. In questa presentazione io presenterò i risultati legati a Posidonia Oceanica, però noi abbiamo esattamente lo stesso per gli stagni. Perché noi abbiamo iniziato il progetto nel 2016, questa fase di quantificazione è finita, abbiamo finito in questo anno e possiamo dire che noi abbiamo adesso tutta la quantificazione del carbono, il stock e il sequestration rates a Posidonia Oceanica e anche agli stagni per Andalusia. Vado a presentare un po' questa prima fase del progetto. Ups, sorry. Voy a hablar de todo lo que habéis dicho esta mañana, que son los problemas, key factors para hacer esta cuantificación, haber datos que son interesantes. Como habéis dicho esta mañana, la variabilidad ambiental de este ecosistema marino es muy alta. Così, perché noi la metodologia abbiamo fatto una campionatura
sotto l'acqua. Non abbiamo usato questi satelliti meravigliosi. No, abbiamo perso due anni del progetto per fare questa campionatura, che non penso che sono persi, perché io penso che noi abbiamo tantissimi dati che per sicuro sono troppo importanti per il Life Sea Forest. Però come un partner del progetto, noi stiamo lavorando con un istituto di ricerca in Gerona, il CSIC, dove è un scientifico che è un referente in Blue Carbon. Lui ha disegnato tutti questi campionatura sotto il mare, che è stato incredibile. Prima di questa campionatura noi abbiamo fatto quello che avete fatto voi con il satellite, che è queste thematic maps. Diciamo che qui noi sappiamo per Andalusia, per Posidonia Oceanica e gli altri Seagrasses dove ci sono, ma anche sappiamo dove ci sono in relazione con la batimetria, con il substrato e anche, lo che è troppo importante, dove ci sono l'area degradata e la mata muerta. Perché queste aree sono la nostra area di opportunità per sviluppare questo progetto di Blue Carbon. Dopo fare questa cartografia tematica, CSIC ha fatto la campionatura, ha iniziato the first film mission in 2016 con la Posidonia, come si dice, shallow? Somera, superficiale. Abbiamo fatto nel 2017 la profonda, intermedia e profonda, e abbiamo usato manual coring, però anche abbiamo usato questa metodologia con vibro coring, così abbiamo potuto ottenere campioni di 6 metri di profondità. Questo è troppo importante per fare questa calcolazione. Così, tutti questi core sono portati al laboratorio a Girona, hanno fatto il core subsampling. Tutta questa informazione non voglio spiegare in dettaglio, però è alla pagina web del Libro Natura, tutti i report dei risultati sono di là per chi è interessato nei risultati. Però lo che devo dire è che è stato incredibile, un casino di campioni. io penso che questi due progetti, Life Blue Natura e anche Life Sea Forest, hanno questa particolarità di essere progetti troppo scientifici. Hanno questa parte che non è così abbondante nel programma Life, che è più chiuso. Però qui noi abbiamo due progetti che sono completamente aperti. Hanno questa parte di research che tu non sai che vai a ottenere in queste research, perché è un research. Così, all these campioni sono già analizzati e di report. El report está en la página web. Abbiamo tantissimi dati, ok? Come aspettavamo e come si è detto questa mattina tante volte, noi abbiamo la variabilità intraspecifica, perché noi abbiamo lavorato non solo con Posidonia, sino anche con Cimodoceano Dosa e de due zostere. In stock, y en flux y en sequestration rates, this color is Posidonia oceanica. Here is Zostera Nolti y Cimodoceano Dosa. Così, come aspettavamo, Posidonia oceanica è la pianta che è più importante per Blue Carbon. In stock, però anche in fluxos.
habíamos parlado antes esta mañana de la batimetría, de la variabilidad de posidonia batimétrica. Esta variabilidad existe aunque en la capacidad de secuestro y en el zinc de blue carbon que depende de la profundidad. El stock es più alto en profundidad y el flujo es più alto en superficial. Pero abbiamo anche tantissimi dati in relazione alla degradazione, che questo è troppo importante se noi vogliamo sviluppare il mercato e sapere quanto conserviamo, quanto carbono entra al ecosistema si lo, con la restaurazione. E noi abbiamo tantissimi dati che tu puoi sapere il carbono que se evita, se conserva, el carbono que se pierde, que es perso con la degradación. Porque habíamos data per mata muerta, living and degraded nidos. Esto es un core, solo per fare un esempio, in Terrero ci sono località in Almeria a 12 metri di profondità lo che voglio dire è che noi abbiamo tantissimi dati che hanno anche informazione che non è direttamente relazionata con il blue carbon, sino che noi possiamo ricostruire la storia de tantísimas localidades relacionadas con el desarrollo de la ciudad, con la contaminación, con tantísimas cosas que es muy interesante porque el registro es aquí, en el core. Este es un ejemplo de que, por ejemplo, en esta que es datada de 4.000 años, todo esto es arena, es sabia, pero sotto la sabia en la mata de 100 años fa. Y tú puedes estudiar esto y obtener tantísima información que relacionada con la historia de ogni localidad. Ok. Entonces, lo que noi abbiamo, que yo pienso que puede ser interesante para Life Sea Forest, es que noi abbiamo queste data de flujo, de flux y de stock que son actuales per tutte i tipo di queste tipologie per tutte la quattro specie degradata, mata, così puoi utilizzare questa informazione per sviluppare i vostri modelli con informazione che è de muy alta qualità. Noi abbiamo fatto queste thematic map adesso di stock e fluxos e lo che abbiamo ottenuto in relazione con el stock, la variabilità è incredibile e tu puoi avere da 50 toneladas di CO2 per hectare fino a 4.000, solo posidonia. E anche il flusso può andare da 0 fino a 3 tonnellate per ettaria e per anno. Di questo abbiamo anche parlato alla fine della mattina. Questi sono stock in roca, così il stock, il massimo è 1.000 toneladas per hectárea, non 4.000, che è per posidonia in sabbia, non in roca, e il valore di questi stock per il mercato è sempre evitare la emissione di carbono, conservare per evitare la emissione. Il flusso
que sono qui per la misma área, sì che sono un obiettivo per la adicionalità, per la ristorazione. Però, se tu fai un analisi obiettivo dei dati, l'input annuale di CO2 a Posidonia non è rilevante per un progetto di blue carbon. Tu devi focus il tuo lavoro sempre nella conservazione del stock, perché hai solo per tutta l'Andalusia, perché noi abbiamo dopo moltiplicato per il numero di aree in funzione della tipologia, per tutta l'Andalusia l'input di CO2 è 14.000 tonnellate per tutta Andalusia. Così è quasi niente se tu vuoi sviluppare Blue Carbon Project. Deve centrare focus nel stock. È anche difficile, però questa è la parte che noi dobbiamo sviluppare nel progetto del Blue Carbon. E la tipologia di restaurazione o di conservazione che noi, con la che noi lavoriamo non è così centrata nel anchoring. Noi siamo aperti a differenti tipologie di restaurazione. Of course, por supuesto, anchoring, però anche la degradazione che è relazionata con la contaminazione, con un'altra. Va? Così noi sappiamo adesso quello che abbiamo, sappiamo che i data, lo che noi dicono è che dobbiamo centrare il nostro lavoro nella conservazione di Posidonia. Per esempio, se noi parliamo di stagni è completamente diverso, perché in stagni sì che abbiamo abbastanza flux di carbono per lavorare in ristorazione, però con Posidonia è quasi impossibile. Non è che è impossibile, però difficile. Noi adesso siamo in questa fase, come ho detto, il nostro progetto è un po' più difficile perché noi vogliamo sviluppare regolazione legale del mercato di carbono. Noi vogliamo sviluppare un schema volontario domestico di Andalusia, però che è dentro di un schema legale. Questo è per gli stagni, perché abbiamo iniziato questo lavoro con gli stagni perché sono più facili. abbiamo questa azione nel Live Blue Natura di un advisory group per definire la tipologia di progetti che tu puoi usare per fare un progetto di blue carbon. Che tipo di restaurazione, che tipo di conservazione. Abbiamo anche lavorato in 2018 con Posidonia Oceanica e abbiamo parlato, iniziato questa conversazione verso che tipologia di progetti noi vogliamo valorare. Perché adesso c'è il secondo passo, che è quando tu già sai che progetto vuoi fare, devi fare un studio di valorizzazione economica che ti può dire se esso è valido nel mercato di carbono. Noi abbiamo due località che stiamo studiando adesso: Agua Amarga, che è un problema con l'anchoring, e Roquetas, che è anche, ho pensato questa mattina, perché è un reef, è anche un arrecife di Posidonia.
noi siamo qui, non può compartire risultati perché non sappiamo adesso quali saranno i risultati di questa valorizzazione. Lo che sappiamo è che è troppo difficile per Posidonia, questo è così, perché dobbiamo parlare di addizionalità, di accreditazione, fattori di rischio, risk factors, a lot of problems che dobbiamo risolvere. I nostri problemi sono più grandi, come ho detto, perché noi abbiamo la legge di cambiamento climatico d'Andalusia che ha questo marco legale che è l'Andalusian Offset Emission System. Il marco no es obligatorio, es un régimen voluntario. Offset emission is not mandatory. Y lo que el gobierno vuoi è avere informazione sobre emissione, lo che hai detto la compañera questa mattina, alla fine della mattina, conoscere la huella del footprint. La huella de carbono de la empresa, mitigar, pero also increase Andalusian sink capacity in public properties lands by offset project. Okay? In questa ley, per la prima volta, è possibile. Dentro della tipologia di progetto per la compensazione, di introdurre restaurazione e conservazione in wetlands, in meadows, in seagrasses e in similar environments. Così abbiamo questo marco legale e la legge dice che possiamo fare questo. Noi abbiamo un standard per l'accreditazione del carbono che è terrestre, però in Life Blue Natura voglio sviluppare uno per la Posidonia, vale? Specifica per la Posidonia. E lo che è più importante è che Life Blue Natura deve, è obbligato, di sviluppare, non sviluppare, di disegnare. Disegnare o Pianificare. design, no? Ah, pianificare. Pianificare o sì. Tres proyectos de Blue Carbon che deben essere offertati in questo catalogo ufficiale del governo. Alla fine del progetto dobbiamo avere tre progetti di Blue Carbon disponibili per il mondo per fare la compensazione. In Posidonia e anche in due stagni, in Bahia de Cádiz e Odiel. Il Blue Carbon Standard, come ha detto questa mattina la compagnera, non c'è nessuno specifico per Posidonia. Noi dobbiamo fare questo standard e, come ho detto, se hanno da risolvere problemi associati all'addizionalità, alla verificazione, alla certificazione, al procedimento di certificazione e con Posidonia Oceanica noi abbiamo il problema che ho stato parlando con Marcello perché in questa tipologia di progetti tu hai bisogno di, alla fine, 30 anni, 40 anni di sviluppo del progetto per avere i crediti. Così non sappiamo come risolvere che tipo di agreement deve essere tra il governo e chi compra il credito perché deve essere un agreement ufficiale per 40 anni.
Questo è difficile da pensare, però dobbiamo trovare la forma perché dobbiamo fare questo. No, no, come? Si può fare, però non è facile da risolvere amministrativamente, nel piano amministrativo. A noi danno le spiagge in concessione per 90 anni. Sì, 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 però per gli ombrelloni. No, la spiaggia è una cosa e il fondo del mare è otra, un'altra. E dobbiamo sviluppare la maniera, perché è la prima volta. Io non so se qui ci sono agreement per il fondo del mare, qualcosa che qualcosa è nel fondo del mare. È successo, sì, è successo. È strano, ma è successo. Beh, questo deve essere sviluppato. Per lo sfruttamento. E anche Per l'acquacoltura, per le sabbie, per i rifacimenti. E adesso noi abbiamo questo schema che è similare all'Easy Forest, che del settore privato, no? È interessato nella compensazione e utilizza uno di questi progetti di Blue Carbon che sono nel catalogo per compensare le emissioni. I crediti di carbonio, i proprietari e il governo vende questi crediti, però come questo del blue carbon è adesso fashion, tutti i company sono troppo interessati in quello e sono parlando con noi perché loro vogliono un schema un po' più diverso. Non solo il governo ha il credito e il credito lo vende a una compagnia, questa compagnia compensa e compra, sino che loro vogliono un schema più simile al terrestre, dove ci sono intermediati che comprano i crediti e dopo lo vendono a differenti compagnie, perché loro vogliono un... sviluppare un commercio. Vogliono ampliare il commercio del mercato di carbonio terrestre simile nel mare, però questo è più difficile perché sì, è difficile quando il governo è il proprietario del credito, è difficile di pensare che un'impresa privata è possibile essere la proprietà del credito in un suolo pubblico. Non so, noi abbiamo tantissimi problemi che dobbiamo risolvere in 6 mesi. Okay. So, così la prossima riunione noi abbiamo tutto fatto, tutto il catalogo, lo standard, tutto. Per adesso noi siamo immersi in tutta questa discussione perché non sappiamo come risolvere. Sì, e questo schema, che è un schema semplice, però dobbiamo sapere come avere questo agreement con il settore privato per tantissimo tempo nel fondo del mar, e anche non sappiamo se fare un mercato più diverso o solo queste, che è, poco, è meno interessante per l'impresa privata, perché l'impresa privata vuoi una cosa più flessibile, e dove loro sono proprietari del crediti per fare lo che vuoi con quello. Così, non so se avete capito qualcosa. dopo c'è questa discussione a un altro livello, perché noi siamo qui perché in verità la Commissione Europea è troppo interessata in questo tema del blue carbon. In realtà noi abbiamo fatto una riunione, non so come dire, con un member of the European Parliament, perché loro sono troppo interessati in questo, però non nel regime volontario, sino per mettere questo del blue carbon è la regolazione della compensazione che è obbligatoria.
y solo por comunicar que la semana scorsa habíamos fatto este workshop que ha estado muy interesante, pero a la fin de octubre c'è un curso que es organizado por GAME, que es este grupo de research en Girona, que porque esto de la cuantificación del carbono yo no he hablado niente, pero es un mundo increíble. Adesso, como es fashion, adesso ci sono tantissimi gruppi che vogliono fare quantificazione in Australia, in Cina, non ti puoi immaginare. E abbiamo offertato questo corso per la fine di ottobre e in un giorno abbiamo ricevuto tantissime offerte di tutto il mondo, perché nel piano della ricerca tantissime cose per discutere nella metodologia. Così questo corso è centrato nel disegno della campionatura, nel lavoro nel laboratorio e tutto il calcolo dei dati. Se qualcuno di voi è interessato me lo può dire, perché io penso che è chiuso, però qualcuno può essere... puoi andare al corso. Listo. Tutta l'informazione è la pagina web, però se vuoi qui è il mio correo elettronico per qualcosa che bisogni.